9. Dai. Non credo di esserci mai andato in macchina. Voi invece venivate in treno? Sì. Io comunque mi ricordo che ai tempi parlavi. Fa male la testa. Mi sa che l'ultima volta che l'ho sentito sarà stato un paio di anni fa. 2 anni fa? Beh, mi sa che mi aveva chiamato per il compleanno. Io il mese scorso, in realtà ci sentivamo spesso. Sì. Io raga invece mi sa che da quando ha chiuso il campeggio... No. Mai, mai, 9 anni, mai sentito. Dovrebbe passarci al campeggio, dai, qua vicino. Ma qualcuno ha idea di dove siamo? Aspetta. Abbastanza nel nulla. C'è un paesino qui vicino. Io direi, visto che dobbiamo fare più di 200 km, arriveremo dopodomani. Perché non fermarci qui per la notte, no? E qui? Non può essere qui. Fra, io non credo di potercela fare. Giuro che funzionava prima. Provo. Grazie. Bravo, io non parlavo di questo. Io dico domani. Io non credo di potercela fare. E poi non ci sono mai stato ad un funerale. E che vuoi fare? Te ne vuoi andare? Che fai, prendi il treno? Dai, su. Prendi questo. Guarda là, al secondo piano, usa questo. Là, davanti. Ehi. Che vedi? Tani, poi sono di schiena. Oh, 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 Francesco, io ti sto chiedendo se riesci a capire quello che si dicono. Sforzati un attimo. Non è facile, non è come leggere un po' di... Oh, 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 le sai leggere le labbra, sì o no? So leggere le labbra. Vabbè, capito. Oh, ma che hai capito? Lasciami, lasciami. Fermo. Lasciami, urlo. Ferma, zitta. Cazzo, Francesco, ti sto chiedendo solo di capire quello che si dicono. No. Francesco, quando ho rubato i documenti nel tuo ufficio, io non ho detto niente. È una cosa diversa. Francesco, ma non c'è il rischio. L'unico rischio è che cadi dalle scale.
A fa che? A prendere i soldi. Non lo so. Che fai? Gli salti addosso? Che Francesco, non lo so, ancora non l'ho capito. Ci stanno per me e ci stanno pure per te. Cammino. Vieni qua, calma. Non me ne frega niente dei soldi. Franci, ma parliamoci chiaro, ma da me che vuoi? Voglio che vieni in ufficio. Di notte lavori per questo tizio qua, poi alle 8 del mattino vieni in ufficio da noi. Franci, ti faccio guidare la macchina aziendale. Franci, tu sei scemo. Comunque mo mi stanno chiamando. Sì o no? Franci, mi stanno chiamando, ma devi chi entrare. Chi è che ti chiama? Ti vuoi fidare di me, sì o no? Stai qua, subito vengo.